ragioneria. Questa mostra, io e Tedeschi siamo curatori, abbiamo dato una mano, ma il merito è tutto di Giorgio Ferrarin. E lo dico sinceramente, si è impegnato moltissimo con entusiasmo. È giovane, beato lui, quindi ha ancora più entusiasmo di noi ormai un po' anziani. E quindi oggi, quando sono arrivato a mezzogiorno e ho visto la mostra montata da lui, conoscevi i quadri ovviamente, sono rimasto veramente colpito, perché è una mostra da museo questa, non è una mostra da piccola galleria. È piccola, ma non è piccola. E io credo, veramente, due parole, ho ritrovato alcuni aspetti, per esempio l'analiticità nella ricerca artistica. Alcuni tipo Pinelli o tipo Marchegiani hanno fatto parte proprio di questa corrente della pittura analitica, ma c'è un po' in tutti questo aspetto, e l'analisi viene molto dagli studi matematici dei greci, ma soprattutto degli arabi. E allora lo stesso Gonzaga, che non è un analitico, però ha analizzato il linguaggio scultoreo, la scultura frontale è una innovazione nella scultura e vale un po' per tutti. Lo studio del Leon, Turisimeti, la estroflessione, il monocromo, uno. L'altro è l'arabe, come dice il nome, l'arabesco. Un grande teorico del romanticismo tedesco, Friedrich Schlegel, diceva che l'arabesco è il segno che in ogni terra, in ogni tempo, è riconoscibile. Quindi non confondiamo l'arabesco come decorazione banale. L'arabesco è un segno forte, addirittura nel 2000 avanti Cristo compare con la cultura sciita. E noi li troviamo, se non in queste opere tutte, ma ognuno di loro in un qualche modo, chi in maniera più evidente, Carla Cardi o San Filippo, però in tutti ritroviamo questo segno che viene appunto dalla Sicilia. Poi ho voluto chiamare il mio testo, se avrete la cortesia di leggerlo, e la diaspora dolce, che non è mia la frase, non mi approprio mai, come non mi sono appropriato di quello che ha fatto Ferrarin, l'ha detto Achille Bonitoliva, parlando di artisti siciliani che si sono allontanati. Qui parliamo di artisti che sono stati a Roma e a Milano. L'unico un po' spurio è Elio Marchigiani, che sta nella campagna bolognese dopo aver girato un po' l'Italia. Però ecco, è una diaspora dolce, perché non è stato un abbandono traumatico dalla propria terra, ma una necessità, perché soprattutto quando erano un po' più giovani, i trasporti e la Sicilia era un po' isolata, e quindi per fare l'artista bisognava stare un po' più nei centri. Io smetto e dico sinceramente, sono veramente felice e onorato di lavorare con alcuni di questi artisti. Ho già lavorato direttamente o indirettamente con altri la prima volta, ma sono veramente felice. E non porto più via tempo, anche perché avrete delle vostre personali, si parla con un artista solo. Qui oggi ce l'avete ben quattro con cui parlare. Grazie. Grazie Giorgio. Ora lascio la parola al professor Francesco Tedeschi, che ha curato l'altro testo su questo catalogo. Prego. Grazie. Sì, devo dire che è stata una bellissima operazione, una bellissima occasione di incontro, un incontro che viene dai mesi scorsi, un incontro che si manifesta oggi con le opere e con gli artisti o chi ne prosegue, diciamo così, la più diretta memoria.
Devo dire che quando qualche mese fa Giorgio Ferrarin ci ha sottoposto l'idea, che è stata sua, di organizzare una mostra su questo tema di artisti di origine siciliana, ho colto subito, e credo anche Giorgio, l'originalità e la bellezza di questa cosa, perché non si trattava dell'ulteriore, perché ce ne sono state diverse in questi ultimi anni di mostre fatte in Sicilia sugli artisti siciliani, ma di una mostra portata in un altro luogo, nel Veneto, e in una località, diciamo così, di provincia, senza nulla togliere appunto all'importanza, alla qualità e all'originalità anche dell'attività culturale che si può svolgere appunto in una città come Legnago. E per questo anche trovo che sia stata una bellissima intuizione, che fa seguito ad alcune possibili considerazioni che sono venute, perché le idee nascono da singole occasioni d'incontro. Lui ha avuto relazioni in questi anni con alcuni degli artisti qui presenti, di qualcuno ha fatto anche già una mostra personale, c'è stata questa personale che ricordava anche di Carla Accardi, che era stata anche qui per la sua mostra, però diciamo si sovrappone a questa occasionalità degli incontri un interrogarsi. L'altro giorno sono stato da Isgrò in occasione delle parti organizzative di questa mostra e non poteva venire, mi ha detto di portare i suoi saluti e mi diceva: ma perché secondo te c'è un interesse per gli artisti siciliani? Dice, perché non si fa, è più difficile che si faccia la mostra di artisti marchigiani, gli artisti di altre località. E dice: perché siamo un'isola, o perché veniamo da un'isola, no? Che questa insularità ce la portiamo dietro come carattere, che si definisce in un modo più caratterizzato, perentorio. Questa era un'interrogazione che lui mi faceva, una domanda, però negli ultimi anni diverse volte mi è capitato di dirmi: ma caspita, ma quanti sono gli artisti che non sono in realtà oggi profilo completo siciliani, perché tutti loro sono artisti appunto che hanno attraversato un'esperienza di vita che li ha portati a volte da bambini fuori dalla loro terra, o comunque nella maturità a operare in altre città. Insomma, Pinelli, Simetti e Scirpa sono artisti di Milano, sono artisti che da decenni vivono e lavorano a Milano, anche se hanno radici, contatti, rapporti con la loro terra d'origine, hanno esposto, hanno realizzato mostre e a volte forse si portano dietro qualche cosa, e credo che tutti, no, ci si porti dietro qualcosa dai luoghi originari, anche se non sono i luoghi di vita. Marchigiani invece, tra la Toscana e l'Appennino, appunto, ha condotto un'altra esperienza di vita che comunque proprio recentemente mi è capitato di collaborare a una mostra che si è inaugurata, che è stata a Siracusa a settembre, e Marchigiani diceva: è la prima volta che espongo un mio quadro nella mia città natale. Ne avevo profeta in patria. Ecco. Però comunque va detto una cosa: a Roma io ho avuto 6 studi, sei. Nella mia quindi vita. Sì, passaggio da Roma, sì. Sei studi, uno o due a Milano, sì. Poi c'è stata Favignana nelle Egadi, che però non è che ho fatto a Livorno, a 24 anni io ero già fuori da tempo, perché i macchiaioli livornesi non è che mi... capito? Non è che tornassero... Dice molto. La terza, la quarta, sì. Però... Sì. No, ma comunque... Certo, no, quello che volevo dire era che da alcuni anni mi capita molto di frequente di avere a che fare con artisti di grandissima levatura che hanno questa comune origine. Allora, ecco, l'altra domanda che mi pongo, in fondo, forse c'è davvero una vena forte, non si può dire che determini poi la qualità, il carattere, però c'è stata una forte presenza, se guardiamo all'arte italiana del Novecento, di artisti che di provenienza siciliana, faccio un solo nome,
nel bene e nel male, Renato Guttuso, no? Quanto anche dell'arte che nasce nel secondo dopoguerra in reazione a Guttuso non è in qualche modo toccata proprio da questa presenza forte che in quel periodo, nell'immediato secondo dopoguerra, era la voce autorevole, e proprio per la sua autorevolezza ha generato delle reazioni, delle risposte che si sono andate orientando quasi in senso contrario. Quindi, venendo invece a quello che è il carattere proprio delle opere e degli artisti di questa mostra, è chiaro che siamo in una dimensione diversa, lontana, dove ci sono tante forme differenti. Si è passati attraverso quella diaspora, si è passati attraverso le storie individuali, e l'ultimo punto, che è quello su cui mi sono soffermato nel mio scritto, è cosa resta allora all'interno delle esperienze che sono individuali, che sono nate da tanti luoghi, che sono nate da tanti incontri, da una apertura internazionale che è andata sempre maggiormente evidenziandosi nel secondo Novecento presso artisti che guardavano non certo alla loro regione o, come si dice, all'orticello di casa. E che, interrogarsi su quell'altro termine del genius loci, un termine che usiamo spesso come magna grecia o in maniera anche come modo di dire, luogo comune. Il concetto di genius loci è nel portarsi dietro anche altrove qualcosa di un'origine che però non è chiusa ma si apre. Dall'ibridismo alla relazione, tornare ad un discorso di relazioni. Questi lavori nascono da tante relazioni, dalle vicende individuali, e il genius loci non è una cosa chiusa, ma è qualcosa che c'è. C'è un bellissimo libro di uno studioso tedesco, Norbert Schulz Hoffmann, mi sembra, sul genius loci, che consiglio a tutti come antidoto a questa crisi della nostra dimensione di civiltà ibrida, dove il genius loci viene letto non solo come qualcosa che uno si porta dentro, ma quello che uno costruisce nel vivere, pur partendo da delle origini. Quindi ecco che il tentativo è di trovare un equilibrio nel leggere, nel cercare di leggere come e perché ci sia una continuità anche tra artisti che hanno avuto origine in un luogo e che oggi, operando e trovandosi come si trovano all'inaugurazione delle mostre, alla presentazione di un libro, eccetera, eccetera, nelle altre città, però trovano poi dei punti in comune che non sono necessariamente quelli della scuola elementare, non sono necessariamente quelli di alcuni elementi formali comuni, ma qualcosa che accomuna al di là della diversità. Ecco. Io voglio dire ancora due cose, sì, brevissime, sì. Però, perché non abbiamo parlato, ma come si legge questa mostra? Bravissimo. La mostra, appunto, ha la particolarità di non essere, come potrebbe succedere in un museo, divisa per autori. Ma l'idea è naturalmente stata di creare una relazione, e non è facile trovare la relazione tra gli artisti e tra le opere. L'ha trovata bene, come succede sempre quando si hanno i quadri e le opere a disposizione, Giorgio nel momento in cui l'ha allestita. Però intanto sì, ha voluto creare un rapporto tra una zona più fondata sul bianco e nero e una parte invece in cui si ha questa esplosione graduale del colore, eccetera. Ma a me verrebbe da dire, ci sono due lavori in apertura che considero un po' in apertura laggiù, di Emilio Esgrò e di Ignazio Moncada, che sono i due che sono più legati in un certo senso geograficamente e in una stratificazione culturale, no? Col concetto di archeologia nel caso di Moncada, proprio l'immagine della Sicilia, e sono in un punto di passaggio, di snodo. Poi ci sono un artista è rappresentato da solo due opere, che è Antonio Sanfilippo, per varie ragioni si è deciso con l'archivio San Filippo di inserire almeno la presenza con due opere però storiche degli anni 50, che una del 56 e l'altra del 61, se non sbaglio,
che sono appunto in due punti, in due passaggi anche questi significativi di questo percorso. Carla Cardi ha una parete, una presenza legata anche alla memoria stretta col luogo, e questo rapporto che viene si è creato, si è generato, potrebbe poi anche ad esempio tra lavori di Marchegiani e di Scirpa, che forse è la prima volta che si trovano così vicini, confrontati, così come i lavori di Pinelli e Simeti, guarda caso, sono veramente molto, in più di una parete accostati, per ragioni che sono legate sicuramente ad aspetti formali, non solo formali, sì, formali, perché è quello che è l'elemento che per primi guida nel mettere insieme. Per cui alla fine direi che questa osmosi, questo legame, questo passarsi la mano genera anche questa polifonicità, no? Riuscita. Ecco. Vorrei soltanto ringraziare il pubblico numeroso e molto attento, veramente mi fa molto molto piacere. Ringrazio l'ideatore della mostra, i due critici che l'hanno che hanno aiutato a realizzarla, e basta. Allora, due paroline, intanto vi ringrazio anch'io, davvero non pensavo di trovare intanto questo luogo. Mi ricordo che un giorno mi chiamò Claudio Verna, che è un collega stimatissimo, che anche lui si muove all'interno di una situazione che noi, che diciamo Filiberto Menna, definì la pittura analitica. Mi chiamò per dirmi: guarda Pino, c'è una, ho fatto una mostra così, da Ferrarin, con uno spazio molto bello. Insomma, mi ha parlato di Ferrarin con un tale entusiasmo, ho detto: Claudio, va bene, ci vedremo in qualche occasione. Poi è venuta appunto questa cosa, cosa succede? Sai, sono poco tecnologico. Poi è venuta fuori questa proposta e devo dire abbiamo aderito, penso tutti, con anche per stima riguardo intanto dei critici che sono, già hanno all'attivo un'attività, come dire, che fa testo. E poi perché questa situazione francamente mi incuriosiva, sono rimasto sorpreso del luogo, dell'accoglienza, della cortesia, e quindi non posso che ringraziare di tutto. Va bene? Questo è il mio piccolo contributo. Non entro all'interno del lavoro, se qualcuno poi vuol chiedere qualcosa va bene. Ancora una volta riscontriamo una cosa veramente importante d'Italia, che è quello che conta è la provincia. Tanto Agrigento, un'altra città dove, incredibile, dove avvengono delle situazioni particolari, sempre anche riferite molto agli artisti siciliani, però effettivamente veramente, la provincia italiana è il centro, fondamentalmente la cultura italiana sta soltanto ed esclusivamente in provincia, nel resto ci sta la politica. Arrivederci.